Con alle spalle ormai 25 anni di attività, la Pixar Animation Studios può essere definita a ragion veduta una compagnia ormai entrata nella storia dell'animazione e di certo quella che ha contribuito a far nascere, sviluppare e innovare il settore della computer animation. La società diretta da John Lasseter ha ridefinito le coordinate del cinema d'animazione, svecchiando gli stilemi della classicità disneyana senza però mai perdere del tutto il riferimento alla tradizione. Alla ricerca di Nemo del 2003 rappresenta uno dei numerosi traguardi raggiunti dagli studios in fatto di progressi tecnologici, di risultati artistici e di esiti commerciali. Anche per questi motivi, in attesa del seguito del film messo in cantiere per il 2016, la compagnia di Emeryville ha ben pensato di riportare nei cinema questa nuova versione in 3D. Aggrappati al guscio, bello! Ti aggrappo a cosa? Non mi vomitare sul gusciolo. È ormai celebre la storia del tenero pesce pagliaccio Nemo che per sfuggire all'iperprotezione dell'apprensivo padre Marlin viene catturato da un sub e finisce prigioniero di un angusto e inquietante acquario. L'aggiunta della terza dimensione non ha un'impronta invasiva o troppo evidente, ma si limita ad arricchire di profondità gli scenari, rendendo più ariose le inquadrature e dotandole di maggiore realismo per quel che concerne la resa delle superfici acquatiche. In questo modo, alcune sequenze in particolare, tra cui l'inseguimento dello squalo, l'attraversamento della barriera di meduse e l'avventura collodiana dentro la pancia della balena, ci guadagnano sicuramente quanto a spettacolarità e dinamicità. Bravo.